Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Buongiorno Mimmo. Buongiorno Mimmo. Buongiorno. Qualche mese fa, ora non saprei dire. 16 marzo 1986. E quello era anno. Come dicevo. Come sei ido? Siamo tantissimo. Te la ricordi, c'eri Riccardino? Beh, io forse se ero bravo dicevo, so io che ho dato il via che la bandiera. Ah, ho capito, che tenevi tu? Il pezzo ho dato il via, io stavo al centro del campo, ho dato il via, era una bugia grossa. Come era Agnolin, ma quanti ne ho sentiti. Eri nelle vesti di Agnolin. Se tutti comunque quelli che mi hanno raccontato che c'erano loro fosse vero... 0, ma Juventus 3-0. Sì. Dico, se tutti quelli che mi hanno raccontato che sono stati loro a Dervio fosse stato vero, c'era invasione dei campomi, perché assolutamente in 50.000 mi hanno raccontato. Dopo, come dopo Roma Parma, che c'erano 80.000 persone sui spalti e una quindicina di pure prima campo. Pure prima della fine di Roma Parma. Esatto. Mimmo, ascolta, un po' di tempo fa, qualche mese fa, tu mi dicesti, Ricca, che ti piaccia o no, che poi non era che non mi piacesse. Quando c'è il nome di Totti è chiaro che fa notizia, no? Certo. Oh, sempre stato così. Oggi per te è notizia quello che è successo ieri o rientra nei parametri di quello di cui avevamo già parlato e che forse Pallotta aveva anche già detto? Quindi la notizia che cos'è? Che stavolta Pallotta si sarebbe aperto e ha detto una verità che non conoscevamo? Allora guarda, sì. Io posso tornare a un giorno fa di fatto, sì, quando abbiamo affrontato questo argomento, sì, e voi stavate snocciolando le frasi che venivano attribuite al presidente. Le prime, certo. Esattamente, io ho detto aspettiamo, vediamo, perché adesso l'ufficio stampa verificherà. Intanto, se ha detto che per lui deve fare il dirigente, questo si sapeva, altrettanto si sapeva che Totti ha detto io voglio continuare a giocare. Quindi sotto questo aspetto non credo che ci siano state delle grandi novità rispetto a quello che già si sapeva. Il problema che io già avevo posto ieri è che probabilmente quando il presidente della Roma parla di queste cose forse farebbe bene a discuterne direttamente con il diretto interessato. Lui ieri ha detto che si sono parlati tante volte, in realtà si sono parlati una volta, quella mattina famosa dell'11 dicembre, se non ricordo male, l'Hotel de Russy, andare a prendere un caffè la mattina, e per 10 minuti qualche tempo fa, qualche giorno fa, quando Pallotta è stato a Trigoria, ma insomma è stato un incontro molto formale. Quindi in realtà tutti questi incontri, tutti questi contatti tra il presidente e Totti non ci sono. Quindi stati, partiamo dal presupposto che lui ieri già ha raccontato l'inesattezza. Beh, lui ha detto tante volte, io ho detto due volte, non ho detto, perché magari per lui sono tante, cioè due possono essere tante, però io ti ho detto proprio quante sono state nello specifico. Beh, due volte. Lui ci avrà pure un'altra cultura, ma due volte sono due volte. Che te devo fare? Lui ha detto ci siamo parlati tante volte, io ho detto ci siamo parlati due volte, io non so dire che due sono tanti, cioè, se tu mi cominci a riprendere la minima parola io però no, faccio fatica. Ma Mimmo, però dai, sgombriamo il campo, ma mica siamo diffidenti tra me e te, ma che c'entra? Io dico due volte, è due volte in Italia e due volte in America, tante volte sono tante volte in America e tante volte non è questo. Tante volte non so due volte. Oh, quindi lui ha detto l'inesattezza ieri. No, ma questo è quello che sappiamo noi, quello che posso sapere io. Che si sono visti e parlati due volte, ma del resto questa è una cosa che sanno tutti, non è che la so soltanto io, la sa anche Totti, che si sono parlati soltanto due volte. Ma detto questo, insomma, te l'ho detto già da ieri, la novità vera sul fatto che Totti vuole continuare a giocare e che Pallotta vuole invece che smetta, insomma, già si sapeva. Quello il punto è un altro, secondo me, caro Riccardo. Il problema è che arrivati a questa situazione è chiaro che tutto quello che era stato detto fino a qualche tempo fa non era vero, e cioè nel momento in cui veniva detto da parte del presidente Totti smetterà quando deciderà lui di farlo, questo non è più vero. Ma noi ne abbiamo parlato già tanto tempo fa, no? Perché forse questo è un argomento che l'altro si sono svegliati tardi, ma in questo spazio noi, io, te e Gabriele Ubaldo ci siamo svegliati un po' prima, magari intuendo che sarebbe stato un argomento via via sempre più delicato, no? Allora io ti dico, come si fa a dire prima deciderà lui quando smettere e poi dire no, io vorrei che lui smettesse e entrasse nel mio managgio? Lì secondo me c'è stata una discrepanza, diciamo, no? Di parole, di dichiarazioni, di intenti. Ma allora la domanda che io ti voglio fare, e la faccio a Gabriele ovviamente, magari la faccio per interposta persona a tutti gli ascoltatori, il motivo vero per cui la Roma non vuole, a questo punto è chiaro che non vuole rinnovare il contratto a Totti, no? Ieri abbiamo avuto l'ennesima conferma, diciamo così. È un motivo di natura economica? Questo, come fai a non pensare che sia un problema di natura economica? Quindi siamo arrivati al punto che io speravo che in cui non si arrivasse mai,
cioè che il discorso fra la Roma e Totti e Totti e la Roma fosse una questione di soldi, perché se Pallotta dice per me deve fare il dirigente e il giocatore dice io vorrei ancora continuare a giocare, la società che ovviamente ha il coltello alla parte del mano dice no, io il contratto non te lo faccio, ma non te lo faccio perché? Non te lo faccio perché secondo me tu non sei più un calciatore all'altezza di dare un contributo tecnico. Benissimo, benissimo, questa è una scelta assolutamente che ci può stare da parte di una società, ma io non vorrei che invece fosse alla base di tutto ci fosse una motivazione economica. Io vorrei che questo fosse chiarito da parte di Pallotta, quando avrà voglia di farlo, perché ieri ci siamo accorti che affidarsi un po' troppo di quello che viene detto o che ci viene detto o che viene raccontato da parte di fonti societarie, poi magari non si fa esattamente bene il proprio lavoro, no? Cioè se io mi fido di quello che veniva detto ieri pomeriggio, Pallotta non aveva detto niente, poi qualcuno è andato a fare meglio il suo mestiere, è andato a recuperare, in questo senso faccio i complimenti a chi l'ha fatto, visto che è il messaggero.it, abbiamo detto stamattina, faccio i complimenti al messaggero.it che sono andati a vedersi il filmato e hanno scoperto che quello che veniva raccontato da fonti societarie non era vero, o comunque non era vero al 100%. Allora io vorrei che ci fosse per una volta in via definitiva tanta chiarezza, che fino a questo momento non è mancata in maniera totale, perché lo ripeto, sapevamo che Pallotta non vuole più Totti come calciatore, ma lo vorrebbe come dirigente, sapevamo anche che... Però lui dice addirittura, Mimmo, se io non ho letto male, potrei aver letto male, che lui dice che gliel'ha detto a Totti che lui preferirebbe che entrasse Assolutamente sì. E allora a mancanza di chiarezza dove sta? No, ma chiarezza in via definitiva, cioè prendere una decisione, perché sennò problema, chiamiamo problema. Perfetto, adesso ho capito. Se lo trasciniamo ancora tante volte, quando... Scusami Riccardo, ma non se ne può parlare a maggio? È un giocatore che sta, giocatore della Roma, senza che mi metto ogni volta a ricordarvi chi è Totti, insomma. Sì. Non se ne può parlare a maggio di sto rinnovo, se prende la decisione. Perché definirla adesso? Ma io credo che il mio auspicio è che venisse definita un anno fa addirittura, perché prima la risolvi la faccenda in un senso o nell'altro e tu non dai adito poi a tutte queste chiacchiere, queste discussioni, queste polemiche, insomma tutto questo che poi sta accadendo in questi giorni, no? Io quello che ti dico è che Pallotta ha detto a Totti che lo vuole portare immediatamente nel suo management, però Totti gli ha risposto anche che vuole continuare a giocare a pallone, quindi è chiaro che Totti sapeva delle intenzioni di Pallotta, ma anche Pallotta sa delle intenzioni di Totti, quindi ecco perché io ti dico, secondo me è arrivato il momento di fare chiarezza per non andare ogni volta avanti e trascinarsi questa storia con il rischio che se vada a perdere un po', come posso dire, il senso della misura da una parte e dall'altra per rovinare una storia d'amore che dura da 25 anni. Allora, se questa storia d'amore deve continuare o deve finire, facciamola continuare o facciamola finire in maniera corretta, voglio dire, no? Senza che nessuno abbia rimpianti, senza che nessuno abbia cose di cui lamentarsi, ma che sia una conclusione che accontenti entrambe le parti. Se sarà in un certo modo bene, se sarà in un altro bene lo stesso, io questo mi auguro. Poi le decisioni le prendono loro, io faccio soltanto una valutazione esterna da uno che guarda la faccenda e dico beh, mi dispiace che si sia arrivati a questo punto o che comunque non si sia ancora arrivati alla definizione di un qualcosa, e io però mi devi dare atto, Riccardo, che vado sostenendo da tempo che se Totti non gioca a 40 anni difficilmente può giocare a 41, no? Ok, quindi è chiaro che c'è anche una valutazione tecnica probabilmente alla base di tutti questi tentennamenti, chiamiamoli così, ma in realtà è un ossecco da parte della società in merito al suo al rinnovo del contratto, no? Però è anche vero che poi bisogna capire quando il presidente dice ah, Totti è uno che ci fa vendere magliette eccetera eccetera, può darsi anche quello sia un discorso che la società voglia tenere in considerazione. Poi Pallotta si era detto che non parlava di questa cosa, invece va in America e ne parla, insomma ci sono delle cose che secondo me tutta questa faccenda complessivamente non viene gestita bene né dall'una né dall'altra parte, te lo dico perché forse qualcuno dimentica, ma io ho censurato il comportamento di Totti alla vigilia della partita Roma-Palermo quando ha convocato la RAI, ha fatto un'intervista, secondo me ha sbagliato e l'abbiamo detto, qualcuno magari se lo ricorderà, però siccome la faccenda è talmente delicata, prima si risolve e meglio è, perché qui a forza di parlare dei Totti
giustamente, perché l'argomento del giorno è quello. Poi magari ci stiamo dimenticando che sabato c'è una partita come Roma-Inter che insomma in qualche modo deciderà anche il cammino della Roma, no? Però l'argomento è questo, e tu sai perfettamente, Riccardo, che poi non puoi prevedere, diciamo, la scaletta del programma, proprio no, certo, la scaletta proprio di quelle che sono le notizie, e quindi poi devi dare la priorità a quella che è la notizia più chiacchierata, di cui più si discute in tutta la città da questa mattina, insomma, no? Io stamattina mi sono espresso, io sono un po' annoiato, Mimmo, no, non da Totti o dalla vicenda Totti, da tutto quello che mi porta lontano da sto momento, che porca miseria, cioè veramente non seguo demo niente, senza trovare adesso chi è la causa. Peraltro io ti dico la verità, una volta non è colpa dei giornalisti, no, anche questo abbiamo no detto, io ho detto, appunto, ho detto, no, anche siccome il presidente, siccome il presidente fa un riferimento alla differenza di cultura che probabilmente c'è, visto che è venuto a investire qui, potrebbe anche tentare, è vero che l'ha fatta a migliaia e migliaia di chilometri e credo che fosse andato per parlare di un'altra cosa e non di Totti, ma poi sì, la domanda ci sta, lui non può non sapere che cosa scaturisce una frase detta su, perché come hai detto tu, Totti fa notizia sempre e comunque. Io personalmente sono un po' annoiato perché vorrei preparare sta partita che potrebbe rappresentare, come già dicevamo da un paio di giorni, sono annoiato da sta cosa, da ma non saper godere. Sai qual è il punto, Riccardo? Adesso io non conosco Pallotta e non conosco nemmeno tanto bene il modo di pensare degli americani, non sono così presuntuoso da dire una cosa di questo genere, però ho la sensazione che talvolta Pallotta parli di determinate cose legate alla Roma, legate alla città di Roma, legate ai tifosi della Roma, tutto quello che riguarda la Roma, financo i giocatori per primo Totti, e non abbia la percezione reale di quello che magari può essere Totti all'interno di una città o di una squadra come la Roma e cose di questo genere. Allora io sono convinto che lui ieri abbia detto quelle cose con assoluta, come posso dire, in libertà, cioè non è che se le era studiate quelle cose, no? Immagino che non è che sia andato lì per dire quelle cose lì, che avesse una scaletta, un programma, un promemoria per dire quelle cose, è stato chiamato a parlarne e ne ha parlato, non capendo, forse come hai detto te, non intuendo, proprio per una sua cultura, che qualsiasi cosa venga detta riguardo Totti, e soprattutto in questo momento, è qualcosa che diventa molto delicato. Se poi dopo ci si mettono anche coloro che qui a Roma dovrebbero in qualche modo, tra virgolette, aiutarlo a non, e che poi non lo aiutano, perché credo che insomma qualche errore da parte della comunicazione della Roma ci sia stato anche ieri, e allora poi Pallotta è un po' scoperto sotto questo aspetto, perché lui va avanti convinto di dire delle cose che per lui sono normalissime, magari normalissime lo sono, però non ha la percezione di quanto invece anche una sua mezza parola su Totti abbia una cassa di risonanza così importante qui a Roma, e allora magari qualcuno dovrebbe, qualora lo volesse, anche, come posso dire, ricordarglielo, consigliarlo in maniera diversa o cose di questo genere, insomma. Quando Pallotta dice c'è una pressione fortissima affinché io rinnovi il contratto a Totti, io mi sono interrogato e mi sono chiesto, ma chi gli ha messo questa pressione a Pallotta che non sta mai qua? È stata una settimana e non credo che... Beh, che possiamo escludere pure questo, che non c'è sta una pressione sul fatto che è comunque motivo d'argomento e tutte... Come la chiami te? Sì, ma la pressione su di lui io parlo, Riccardo. E chi è che gli deve fare il nuovo, non è il presidente? Ho capito, ma una pressione significa che qualcuno ha, come ti posso dire, volutamente, pervicacemente insistito... Con il presidente gli devi far contratto. No, gli devi far contratto, però quando è venuto a Roma, quanto è stato? 7, 8, 10 giorni? È stato inseguito, giustamente, secondo me, perché i cronisti devono fare il lavoro loro. Certamente, ognuno fa il mestiere. Esatto, certo. E per parlare di questa cosa, quindi la pressione c'è, mi. Sì, ma non soltanto su questa cosa, no? Però io ho trovato veramente, forse lui c'ha una cultura molto americana, io ce l'ho molto più romana, insomma, ho trovato abbastanza logico che se viene qui il presidente della Roma e che era stato annunciato anche per risolvere o tentare di risolvere il caso Totti, poi l'attenzione fosse concentrata su quello, tant'è vero che lui ieri ha detto, ho parlato più volte con Totti, e una delle volte in cui ho parlato con Totti è stata proprio questa. Oh, perfetto, però non si può dire che non c'è pressione su questo argomento, tant'è vero che oggi ancora ne stiamo parlando. Ma sì, ma però la pressione è un conto, l'attenzione mediatica è un'altra, cioè nel senso che se ci sono i cronisti che si fanno il giro di Roma e vanno da,
da Pallotta, perché hanno saputo che Pallotta ha parlato con Totti a Trigoria e gli chiedono che vi siete detti, è abbastanza normale. E il presidente risponde: ci siamo incontrati, ma non posso dire quelli che ci siamo detti. Fine, punto. Però stiamo parlando di Totti, non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi. Quindi è anche normale e penso anche inevitabile che ci sia questa attenzione. Io non la chiamerei pressione, Riccardo. Chiedo di a parte ci ha chiamata lui, però a me mi sembra che è un po' pressione, sinceramente. Sarà pressione. No, a me non mi sarebbe uscito sto termine, ma io non avrei neanche affrontato. Ma come fai a non affrontare un argomento del genere, mi? Come si fa oggi a non parlare di questo? Ah certo, sarebbe nascondere la testa sotto la sabbia. Esatto, e a me un pochino annoia. Senti Mimmo. Ah sì, ma questo non discuto. Rimani con noi. Vediamo, dai, tu prova a chiamare. Io ci provo, va. Io ci provo, aspetta un attimo. Prova, dai. Quando che comincia la partita? Mimmo! Eccoci qua. Quindi? E quindi parliamo di Roma-Inter. Te lo stavo per dire, Mimmo. Non vorrete mica parlare di Bayern e Monaco-Juventus? Ci ha provato Gabriele, che ho menato, ha smesso. Ma dai, sì. Hai proprio gonfiato? Sì, beh. Vabbè, Mimmo, perché a me... A te che? A lui gli piace. Una poesia, dai. Mi piaceva. In tedesco, dai però, Riccardo. Quindi, sì, beh, oggi in tedesco. Quindi un adeguato sottofondo per vorresti, la vorresti Bukowski? No, Bukowski no. Quindi vorresti un Goethe, diciamo. Un Wolfgang Goethe. No, attenzione. No, perché lui c'ha queste cose così, perché se la sente galla, capito? Se l'argomento conosco è quello, Mimmo. Vabbè, la vuoi leggere o no? Passiamo a parlare. No, oggi no, parliamo di Roma Inter. Poi venerdì leggiamo Edgar Lee Masters, ci stiamo già preparando. Dimmi a che ora, così e chi viene venerdì? È a un quarto alle due, Mimmo. Pontelungo. Ho capito. Vabbè. Mimmo, Manso spera in Icardi, leggo dalle pagine del Prestigioso. È pretattica? No, lui spera veramente di poter recuperare in qualche modo Icardi. Credo che domani sarà il giorno decisivo. Nel senso, allora non si era fatto lui... così male, però. Scusami? Non si era fatto così male come pensavamo. C'ha una distrazione. Cioè... Allegamento, sì, insomma. Poi dopo, quelli sono problemi che... Insomma, li puoi anche risolvere nel momento in cui tu non avverti più tanto dolore, ci metti una bella fascia, insomma, alla fine il modo semmai lo trovi, se c'è un minimo di possibilità. Credo che lui, Carlo Di Mancini, abbia il desiderio di tentare quantomeno di portarlo in panchina, se non proprio di farlo giocare, per avere eventualmente una carta a disposizione in corso d'opera. E lì all'Inter, da quello che insomma mi racconta anche il corrispondente del nostro giornale da Milano, hanno una grandissima voglia di giocarsi alla fine in fondo questa partita, perché per loro è veramente, non dico l'ultima spiaggia, ma comunque è una partita molto molto delicata per l'obiettivo del terzo posto, e stanno facendo di tutto per poterla preparare nel migliore dei modi. Non dimentichiamoci una cosa, che la partita d'andata l'ha vinta l'Inter, quindi è una delle poche squadre, possiamo dire, che comunque ha battuto la Roma in campionato in questa stagione, quindi qualcosa vorrà anche dire questo. Quella è stata una partita molto bugiarda, no? Se ce la ricordiamo, perché la Roma non avrebbe meritato sicuramente di perdere quel confronto lì, però l'ha perso, perché ci sono delle squadre che hanno una tradizione, dei valori, non lo so, ci sono delle situazioni che a volte uno fa fatica anche a spiegare, però l'Inter è una squadra che storicamente riesce sempre a metterti in difficoltà, anche magari nell'anno in cui non è esageratamente forte, ma nel periodo in cui ha affrontato la Roma era l'Inter che vinceva tante volte 1-0, che era tra la prima e la seconda posizione in classifica stabilmente. Poi adesso un po' è calata l'Inter, un po' ha avuto una grande rimonta, ha avuto un grande recupero la Roma, e adesso insomma i ruoli si sono capovolti. Però io non mi fido assolutamente dell'Inter, non mi fido di Eder, fate come vi pare. Sì. Sono vero, preoccupatissimo. Vero. Sono preoccupatissimo per ovvi motivi. Non mi fido di nulla e di nessuno, perché Mancini ha dei giocatori che possono risolvere la partita con dei loro colpi. Magari a livello di gioco non è una squadra che insomma ha mai entusiasmato, diciamo così. Però ci sono i giocatori che possono risolvere con i loro colpi la partita, e questo dovrà essere tenuto in debito conto da parte della Roma. Io credo che nessuno meglio di Spalletti sappia come gioca l'Inter, come andrà affrontato, con la speranza che la sua squadra possa dare una risposta importante come l'ha data recentemente. Una su tutte la partita contro la Fiorentina, quando insomma
tutti a dire brava Roma perché ha vinto, ma ha giocato con Pizzi e Fighi, l'ultima in classifica, poi si presenta alla Fiorentina, gli fai 4 gol tutti a casa, allora evidentemente è che la Roma, la nuova Roma, è una squadra affidabile, diciamo così, dai. Io spero che possa essere affidabile anche sabato sera. Senti Mimmo, ieri quando giocavo tentando di indovinare la formazione avevo detto Tu la già sai, quindi. Ma dai, ma come faccio? Cioè, ho già rivisto tutto, riparlato, richiamato. Ma dai. Per sì, perché se gioca Edere, ma te pare che lui rinuncia alla velocità di Rudiger là? Ma perché tu ieri avevi dubbi che giocasse Edere? No, no, però non ci avevo pensato. Oggi parlando con Gabriele ho detto certo, se gioca quello là che è veloce comunque è, ti pare che lui rinuncia a quella velocità là? Certo, dai. No? Lì. Quindi? La coppia centrale è... Ma non asse pure oggi, perlomeno stamattina ha fatto poco e niente. Sì. Sembrava concordato però, cioè nel senso... Sì, però attenzione, nel senso che più o meno concordato, però se anche concordi te fa qualcosa in meno è perché devi fare qualcosa in meno, no? Certo. Poi Manolas è uno che ha dimostrato di... insomma di esserci sempre, di non tirarsi mai fuori, no? E sarebbe un vero peccato se dovesse mancare Manolas, perché credo che sia uno degli uomini più importanti della squadra. Però insomma teniamone conto, c'è Rudiger che ha recuperato, e questa è già una cosa, Giugano che c'è da centrale ha fatto bene, ha fatto sicuramente meglio di quanto avesse fatto prima come esterno sinistro. E insomma la situazione è abbastanza propizia, diciamo così, no? Nel senso che Spalletti ha a disposizione un sacco di giocatori, tanti bravi. Faccio un nome che è caduto un pochettino nel dimenticatoio e che in realtà fino all'inizio di stagione sicuramente era uno dei più citati, uno dei più chiacchierati, ma in positivo. Poi Iago. Ha avuto dei problemi, magari sempre più. Ma Iago Falche, no? Iago. Cioè la Roma di inizio stagione aveva trovato in questo calciatore un equilibratore, un uomo tattico molto importante, no? Tutti eravamo lì a stropicciarsi gli occhi perché comunque stavamo scoprendo un giocatore che probabilmente non avevamo apprezzato a dovere nella prossima stagione al Genoa, anche se aveva segnato 13 gol, però ci aveva colpito il fatto che non fosse un attaccante vero e proprio, ma uno che sapesse adattarsi a giocare bene da un punto di vista tattico, la catena di sinistra, Digne, Iago Falco e tante belle cose. Poi è un calciatore che si è perso, però per dire quante risorse ha la Roma, Semplicemente per dire che la rosa, anche grazie agli innesti che sono stati fatti a gennaio con dei giocatori importanti, è una rosa che è cresciuta da un punto di vista qualitativo oltre che quantitativo. Al resto ci sta pensando un allenatore che ha riportato alcuni concetti base all'interno dello spogliatoio e soprattutto sul campo di Trigoria, e quindi i risultati si stanno vedendo, le cose non nascono mai per caso, ci deve essere sempre un concorso di merito, non di colpa in questo caso, un concorso di merito quando le cose vanno bene. Però noi abbiamo discusso anche l'altro giorno ad esempio su De Rossi, no? De Rossi troverà posto dal primo minuto? Come fai a saperlo? La squadra sta andando bene, è andata bene anche senza De Rossi, e un allenatore ci pensa quando ci sono queste situazioni qui. Mimmo, ma secondo te lui si mette a speculare? O continua 4-3-3, oppure continua col suo 4-2-3-1? Io credo che lui abbia capito che se tu c'hai Dzeko davanti fai fatica a fare il 4-3-3, perché Dzeko c'ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino, che possa anche stargli vicino da un punto di vista, diciamo, perpendicolare, quindi un trequartista alle sue spalle. E la squadra è andata bene con il 4-2-3-1, era andata bene prima col 4-3-1-2, forse il modulo che aveva fatto meno bene era il 4-3-3, tant'è vero che in alcune circostanze era partito in quella maniera, ma l'ha cambiato immediatamente in corsa il modulo, perché evidentemente Spalletti si era reso conto che questa squadra fa fatica a giocare con un sistema di gioco simile a quello. E quindi io penso che non sderogherà, andrà avanti in quel modo lì, con il 4-2-3-1 o quantomeno col 4-3-1-2, comunque con una partecipazione diversa sul piano del gioco degli attaccanti e con Dzeko lì davanti. Voi avete dubbi sul fatto che possa giocare Dzeko? No, io no, personalmente no. Ancora non ci ho parlato, mi chiama verso venerdì. Non ci ho parlato oggi. Ieri sera quando solito fai il briefing? No, buonanotte ieri sera. Sì. Cioè, hai mangiato, hai bevuto? Sì, ho domandato come ti sei comportato, è tutto a posto. Beh, non sarebbe quasi un peccato, col Madrid sinceramente l'ha fatto, toglierlo in questo momento che sembrerebbe, no? Certo, dicevo, tre partite, quattro gol. Sì, è vero quello che tu hai detto, cioè
quando sembrava che Dzeko avesse, diciamo, ritrovato la titolarità da parte dell'allenatore, no? Poi Uffet l'ha levato, no? Poi quando sembrava che Dzeko non dovesse giocare, Uffet lui ha annunciato invece addirittura il giorno prima che sarebbe andato in campo. Quindi con Dzeko bisogna andarci sempre un pochino con i piedi di piombo, riferimento a quelle che sono le intenzioni di Spalletti. Però visto Dzeko a casa dell'Udinese, io credo che sia un calciatore che ci sta bene nella Roma attuale, per come la Roma adesso sviluppa il suo gioco, per come altri calciatori si mettono al servizio collettivo e quindi anche al servizio di Dzeko, che a sua volta si mette al servizio dei compagni. Dzeko è uno che a Udine ha giocato molto bene anche in funzione degli altri, cioè ha giocato di sponda, ha fatto assist, ha fatto circolare bene la palla, insomma. Io non so, lo stiamo dicendo ormai da un sacco di tempo, se Dzeko è l'attaccante ideale. Mimmo, i primi dubbiettini. Però adesso si sta giocando bene. Mimmo, i primi dubbiettini, appena appena impercettibili su Dzeko, vennero proprio dopo Inter-Roma? Sì, come no. Beh sì, perché per la prima volta noi ci accorgemmo di quanto in quel periodo, e io spero che quel periodo sia stato cancellato, lui fosse, ossia, date il tempo del verbo che volete, un po' morbidone, eh? Perché ci ricordiamo tutti quella palla che insomma era a porta vuota, bisognava fare un piccolo scattino e buttarla dentro, invece lui ha fatto fare un figurone a D'Ambrosio, te lo ricorderai Gabriele, no? Sì, Mimmo. Che ha fatto un recupero che apparentemente sembra sensazionale, forse lo è, ma io non sono sicuro che lo sia, perché lì l'attaccante, in questo caso Dzeko, ha perso proprio il tempo di gioco, ha ritardato la battuta, ha ritardato l'esecuzione e quindi ha di fatto favorito il ritorno così molto scenografico, diciamo, no? del difensore dell'Inter. Lì però è vero, abbiamo cominciato ad avere qualche piccolo dubbio, eh? Ma soprattutto non tanto quanto sulla valenza del calciatore, perché che Dzeko sappia giocare a pallone credo che lo sappiamo tutti e se ne siano resi conti tutti. Mi sono un attimo incartato. Ma succede. Non ce la voglio fare. Però su questo suo carattere un pochino, no? Un po' troppo moscio, così un po' fiacchetto. Ecco, lì forse è vero, il primo flash lo possiamo ricondurre a quella partita lì. Oh, e lui può fare soltanto una cosa, eh? E proprio riprende spunto, no? Fai quello che mi ha fatto là e fagliene un'altra appresso, eh? Ti dispiacerebbe? Ah, Mimmo mio. Perché te faccio una domanda e mi risponde con sincerità. Vai. Topi 1-0. Eh no, io te lo chiedo perché. Ma stai scherzando? Manca all'89esimo. Sì, Gabriele, Topi 1-0. Ma certo, Mimmo, ti pare. Ma però ti sento niente. Poca enfasi, Gabriele, poca enfasi ci hai messo. Poca enfasi. Perché cioè a me piace sempre vincere largo, 2-0, 3-0, capito? Alla. Beh, con Spalletti, no, con Spalletti a sti giovanotti abbiamo visto pure fargli se go, eh? Assolutamente sì. Era un Inter molto più forte. Ammazza, basta, arrivederci, sì. C'era una formazione. C'era qualcuno che poi non si è mai più visto in quell'Inter lì. Come si chiamava quel ragazzo? Poi se uno ce l'ha Pelé. Sì, però c'è. Quello Mimmo mi sa che... C'è fece go. L'altra finale di Coppa Italia, quella del... Ah, quell'altra dopo. Sì. Sì. Lì segnarono Max S e Perrotta e poi c'era il suo Pelé, bravo. Si fu pure un bel gol fece dalla distanza. No, quel match lì fece gol Crespo, due gol mi sembra, 6-2. Sì. Sì, Mimmo, sì. Insomma, sì. Te sto parlando di Crespo. Ma lì c'era Maicon che era Maicon ancora quando, no? Quando c'aveva ancora, diciamo, una certa prestanza fisica. Sì, sì, grande squadra. Vira, oh. Lo ricordi Vieira che giocatore che è stato? Poi Mimmo si andò a giocare a Milano per poco, non ce la riprendono pure. Perché vabbè, ammazza! No, sul 2-0 fa. Sul 2-0 fa. Sul 2-0 fa un paperone Doni. Sì, lascia scorrere una palla. La prende. E Gobban se ne accorge. Su Doni, lo sai? Come? Cosa? Quando facevo le pagelle, prendevo la stecca sui voti che davo a Doni. Per sì. Quanto gli mettevi? Sempre voti alti perché prendevo la stecca. E invece io mettevo i voti talmente bassi che mi ha denunciato. Benissimo, quindi pensa come stavamo agli antilopi, come diceva sì, amico sì, mio. Sì, siamo agli antilopi. A proposito dei ilopi, che è successo? Fate conto. FC? No, Mimmo, sì. No. FC sempre quel fan. No. Ma non me ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo, ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. La, 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 la.